Durante il lockdown finalmente è tornata al centro dell'agenda politica la mobilità sostenibile delle città. Del resto è quello che hanno fatto le capitali europee più importanti. Londra ha chiuso intere zone della città alle auto, creando l'area car free, cioè senza auto, più grande al mondo. Ma chi ha fatto più di tutti è stata Parigi della sindaca Anne Hidalgo. Strade prima trafficatissime come Rue de Rivoli sono state rese completamente ciclabili e oggi appaiono così. E si è deciso di allargare la rete di Parigi, già grande 1000 km, con altri 50 km esclusivamente per le bici. Entro il 2024 il 100% delle strade di Parigi sarà ciclabile. Intendo con infrastrutture dedicate e piste messe in sicurezza. Una città più verde e tutta percorribile in 15 minuti. Una scelta politicamente rischiosa, quella di Anne Hidalgo, ma che ha pagato, come dimostra la sua recente rielezione. E in tutta la Francia, le ultime elezioni comunali, recentissime, di due mesi fa, sono stati eletti nelle grandi città tutti i sindaci che puntano sulla mobilità sostenibile. Non servono le campagne tipo vai in bicicletta, dai. Solo le infrastrutture contano. Non ha senso installare un sistema di bike sharing se non hai infrastrutture come le piste ciclabili. In tutta Europa, in città come Oslo o Copenaghen, il passaggio alla mobilità sostenibile è davvero avanti. E la mobilità integrata, ciclabile, pedonale, il sharing in tutte le sue forme e con trasporto pubblico, non solo è realtà, ma in pochi anni è arrivata a coprire il 70% degli spostamenti. La bici è il veicolo più usato nella nostra città già da tempo. E oggi, con l'enorme diffusione delle bici elettriche, in Olanda vediamo che i cittadini non usano più la bici solo per piccoli tragitti, ma anche per distanze superiori ai 50 km. Per questo oggi non pensiamo più solo alle ciclabili di Amsterdam, ma a collegare la nostra città con i comuni vicini. L'obiettivo finale è quello di avere città sempre più vivibili e le strade destinate a pedoni, ciclisti e bambini. Amsterdam non è solo una delle città più ciclabili in Europa, ma sta affrontando una radicale trasformazione di tutta la mobilità. Sarà la prima capitale europea a emissioni zero e dopo la pandemia ha deciso di accelerare. Abbiamo già investito su autobus e traghetti elettrici e vogliamo che entro due anni tutto il trasporto pubblico sia a zero emissioni. Nel 2025 lo saranno anche tutte le auto aziendali e infine nel 2030 avremo una città completamente a zero emissioni. Ora, come prima cosa, faremo nuove zone vietate alle auto e allargheremo quelle già esistenti. Poi vogliamo creare un mercato di massa per le auto elettriche anche usate. Bisogna coinvolgere le persone e far loro capire che questo è importante per avere dei rapidi cambiamenti. E allo stesso tempo scoraggiamo l'uso delle auto tradizionali. Parcheggiare in centro ad Amsterdam costa molto, 7 euro l'ora, 70 euro per tutto il giorno. Ma quei soldi li reinvestiamo per migliorare il trasporto pubblico, le piste ciclabili e le aree pedonali, gli spazi pubblici, tutte cose che il cittadino può toccare con mano. Ogni cittadino di Amsterdam ha il diritto di respirare aria pulita. I nostri scienziati hanno calcolato che con queste misure allungheremo di più di 3 mesi la vita dei nostri cittadini. Quindi lo facciamo per la loro salute, innanzitutto. Ma sono obiettivi raggiungibili da tutte le città? Assolutamente. Ma ci vuole una forte volontà politica. Si può iniziare dal chiudere piccoli spazi delle città alle auto e via via allargarli fino ad avere un anello sempre più grande vietato al traffico. Con una strategia e obiettivi biennali, già in 10 anni si può avere una città completamente diversa. E da noi? Anche da noi ci sono città che sono già avanti. Bolzano, negli ultimi 15 anni, ha saputo creare una fitta rete di piste ciclabili che oggi può confrontarsi con altre città europee. Mentre a Ferrara o Pesaro, la città della bici politana, un terzo degli spostamenti ogni giorno è in bicicletta. Il sindaco di Pesaro 15 anni fa tornò da un viaggio a Berlino con la mappa del metrò. Dobbiamo collegare i luoghi strategici come se costruissimo una metropolitana, disse agli altri consiglieri, solo che ci andranno le bici. Abbiamo appena finanziato altre 5 nuove ciclabili perché l'obiettivo è quello di far crescere la bici politana
in particolar modo nei quartieri più periferici, perché adesso quei quartieri richiedono la bici politana come un diritto. All'inizio eravamo ostacolati quando facevamo le ciclabili, oggi i cittadini che vivono nei quartieri periferici ritengono di avere gli stessi diritti dei cittadini che vivono nei quartieri centrali, quindi cresceremo allungando la bici politana, sfruttando anche il fatto che la bicicletta con la pedalata assistita permetterà l'uso della bici a tante persone che fino ad oggi non l'hanno usata. Supereremo i 120 km alla fine del percorso e già quest'anno supereremo i 100 km. E a Roma, la capitale? C'è una cartina su Roma interessante che fa vedere l'area che si potrebbe percorrere in bicicletta per arrivare in centro in 15-20 minuti. È un'area enorme della città, è praticamente l'area che sta dentro quasi il raccordo anulare. Incontro il vicepresidente di Legambiente sul Lungotevere Testaccio, nel centro di Roma, dove si è da poco realizzata una nuova pista ciclabile pop-up, vuol dire provvisoria. La carreggiata è stata ridotta, i parcheggi spostati e al loro posto disegnata una ciclabile. Fa parte dei 150 nuovi chilometri di piste ciclabili annunciati dalla Giunta Raggi durante la pandemia. Una scelta importante in una città con 70 auto ogni 100 abitanti. Quindi tutto bene? Sicuramente è un buon segnale, perché in questi anni sono stati realizzati solo 8 chilometri di piste ciclabili, le altre città se ne fanno 100 chilometri l'anno perché ci sono dei progetti davvero ambiziosi. Però è un segnale di cambiamento, l'importante è che vadano avanti questi progetti. C'è una ciclabile che per ora è solo pitturata, l'augurio è che tra qualche mese si comincino anche i lavori per metterla in sicurezza. Se non c'è appunto un qualcosa che separa le bici dalle auto che vanno veloci, le persone avranno paura a percorrerla. In più, il rischio è che dopo un po' qualcuno si metta a parcheggiare. L'uomo delle bici di Virginia Raggi è il consigliere Enrico Stefano, spesso tirato in ballo sui social dalle associazioni che chiedono una città più ciclabile. La prima cosa che gli chiedo quando lo incontro è come mai dopo tanti anni a Roma la rete ciclabile è ancora solo questa e si mantiene la promiscuità con tante auto e solo un piccolo pezzo di ciclabile? Le altre città europee sono partite prima di noi, prima di Roma ma anche prima di altre città italiane. Chiaramente noi a Roma abbiamo iniziato una transizione, come tutte le transizioni ci vogliono degli anni se non dei decenni, era importante, era fondamentale iniziare. Senta, e questo fa parte dei nuovi 150 esatto, chilometri? Esatto, noi abbiamo... Che sono tutti già finanziati, quindi sicuri? In realtà no, sono finanziati il primo pacchetto di circa 40 chilometri, poi nel corso dell'anno, come avviene normalmente nella programmazione amministrativa, andremo a destinare altre risorse. Quante di queste ciclabili provvisorie diventeranno definitive? No, assolutamente tutte. Noi devo dire, su Roma il nostro ostacolo è stato un pochino diciamo così far viaggiare la macchina amministrativa barra burocratica, pareri, conferenze dei servizi e un codice degli appalti che per carità presta tutte le garanzie del caso, ma spesso per aggiudicare una gara impiego 9 mesi, che sono dei tempi che mal si conciliano con le esigenze dei cittadini. Sono tanti ad incalzare Stefano e l'amministrazione Raggi per velocizzare il passaggio e aumentare le piste ciclabili. Tra i più attivi a chiedere la radicale trasformazione della capitale ci sono i sostenitori del GRAB, il grande raccordo anulare delle biciclette. Il GRAB è finanziato dal 2015 dal Ministero dei Trasporti. Ne avevamo parlato a presa diretta 2 anni fa ed ecco cosa ci aveva detto l'allora assessore alla mobilità. Noi abbiamo già redatto il progetto preliminare, il progetto definitivo. Il GRAB quindi lo si farà entro la fine della vostra amministrazione? Sì. Tutte queste cose che lei mi sta dicendo le promettiamo ai romani? Sì, vorrei anche sottolineare che le faremo perché sono tutte opere già finanziate. Ma dopo 2 anni, nonostante le promesse, il progetto esecutivo ancora non c'è. Che cosa risponde l'amministrazione? Contiamo di ultimare le fasi di progettazione e la gara nei prossimi 18 mesi. Il GRAB è un intervento nel quale crediamo, sicuramente complesso e che quindi ha necessitato anche di passaggi burocratici spesso non comprimibili. Prima dell'avvio dei cantieri bisogna attendere almeno un altri 18 mesi. Durante la pandemia il tema del GRAB è tornato in primo piano, perché cosa sarebbe Roma se fosse stato fatto il GRAB? Non a caso, no? Ci hai dato appuntamento qua, perché questo sarebbe il punto di partenza del GRAB. Sì, questo noi per convenzione lo chiamiamo il chilometro zero. Da qui, dall'arco di Costantino, accanto al Colosseo,
parte il percorso del GRAB, il grande raccordo anulare delle biciclette. Decine di associazioni e di professionisti si sono messi a lavorare attorno all'idea appunto di collegare in un unico anello, come succede peraltro in tantissime capitali europee, a Valencia, a Parigi, a Berlino. Dal Colosseo fino alle Terme di Caracalla sarebbe tutta pista ciclabile, la più grande area archeologica pedonale del mondo. Ora è una grande strada solo per le auto, addirittura a 6 corsie nel pieno centro di Roma. E per raggiungere l'Appia Antica nascerebbe questo, dove invece oggi c'è un'area pedonale solo sulla carta. In realtà, non essendoci alcun strumento di deterrenza, non ci sono telecamere, non c'è niente, adesso vedremo quando scatta il verde, tranquillamente tutti proseguiranno su via di Porta San Sebastiano pedonale. L'Appia Antica, la Regina Viarum, 2300 anni di storia. Anche qui passerebbe il GRAB, rendendone pedonale ciclabile il primo tratto e rimettendo al centro dei percorsi turistici luoghi come questo, una piccola chiesa che oggi è solo uno spartitraffico e invece un luogo importantissimo sia dal punto di vista archeologico che religioso. Questa è la chiesa del Domine Quo Vadis, o Santa Maria delle Piante. Per i credenti questo è l'unico posto nella città di Roma dove nostro Signore Gesù Cristo è comparso. Peraltro, lasciando questo spazio, lasciò impresso nostro Signore su una pietra le piante dei suoi piedi, l'orma dei suoi piedi. Quindi, che è conservata in questa chiesa. Conservata all'interno di questa chiesa, da qui il nome di Santa Maria delle Piante. Che però nessuno, diciamo, non vediamo neanche una persona, neanche un turista. Ma adesso è utilizzata come snodo tra l'autostrada Appia Antica e l'autostrada Ardeatina. Per noi il GRAB era un grande progetto di trasformazione urbana. Noi ne abbiamo contati circa 30 progetti che sono nati dal GRAB e che in qualche modo hanno attivato competenze, professionalità, che hanno pensato nuovi modi di vivere la città. E anche questi sono in attesa? Sì. Ma è lasciando il centro storico che il GRAB si fa ancora più interessante, perché dopo aver attraversato tre parchi di Roma, sbuca nella parte est della città, raggiungendo la periferia e quartieri densamente popolati e trafficati come il Collatino, che non solo avrebbero un'alternativa di mobilità sostenibile, ma verrebbero completamente ripensati e riqualificati. Qui sotto corre l'alta velocità, c'è una centrale elettrica, ci sono i tralicci che vedete. Qui dove sarebbe dovuto esserci un parco a disposizione della collettività, con i 6 milioni di euro a compensazione dell'alta velocità, è stata fatta invece una colata di cemento, un parcheggio, come vedete, inutilizzato. Il GRAB non è arrivato in tempo. Questi sono 60 ettari e a fine anni 90 qualcuno disse che doveva diventare una sorta di Central Park, perché ha questa forma a rettangolo uguale a quel parco famoso di New York, e doveva diventare un nuovo Central Park della città di Roma. Pochi chilometri più avanti c'è il viadotto della A24, l'autostrada Roma-L'Aquila che entra fin dentro la città. Il GRAB, pensate, arriverebbe fino qui, sotto questi piloni, dando un nuovo destino a questi luoghi. Qui il progetto prevede uno skate park, pensato per il GRAB da uno studio americano che lo ha già realizzato in altre città, in luoghi simili. Ultimo passaggio in periferia, prima di tornare in centro, in bici arriviamo al Quadraro, il quartiere soprannominato Nido di Vespe per la durissima resistenza antifascista durante la Seconda Guerra Mondiale, una storia che se non passi di qui non la conosci. Si realizzerà, lo vedrete il GRAB? Lo vedremo? Lo vedremo sicuramente, dovremo realizzarlo, il problema è come, perché si può fare anche una striscia bianca per terra e chiamarla GRAB. Ma il successo è garantito dalla qualità dell'infrastruttura. Deve essere
intanto un'infrastruttura riconoscibile sul territorio, omogenea nella sua segnaletica, servita da sistemi di noleggio di biciclette. Sembra un sogno, ma non lo è, perché ricordiamolo, questa è un'opera finanziata. Sì, è un'opera finanziata già da tempo con 14,7 milioni di euro dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti. Un'obiezione tipica che si fa è che Roma non è una città fatta per le bici. Ma questa è una stupidaggine, anche Amsterdam o Copenaghen non sono nate come città fatte per le bici. Le e-bike, che sono la vera rivoluzione anche dal punto di vista della ciclabilità in questo momento, o i monopattini elettrici, tutta la mobilità elettrica ha, come dire, eliminato qualsiasi alibi. Non c'è colle che tenga, il più alto è appena sopra i 50 metri, una sciocchezza. Quello che il nostro paese deve scegliere è che nei prossimi anni questa sia una delle priorità nazionali, non che sia il comune a dover trovare i soldi per finanziarli, anche i comuni devono fare la loro parte, ma questa è una politica nazionale. E non è un problema di risorse? Non è assolutamente un problema di risorse, perché realizzare una vera pista ciclabile, quella in cui si cambiano i sottoservizi, la pavimentazione, costa 200.000 euro a chilometro. Una metropolitana, un tram, un'autostrada va dai 20 milioni di euro in su, per cui realizzarle vuol dire solo avere un po' di coraggio. Questa tra l'altro è una battaglia di Legambiente da sempre, no? La ciclabilità era anche nelle vostre proposte al governo e ai comuni per il dopo coronavirus? E cosa prevedeva il vostro piano di diverso da quello che si è fatto? Le nostre proposte sono di aumentare ovviamente in tutte le città la rete di piste ciclabili, poi bisogna investire nella sharing. Dobbiamo allargare queste possibilità, permetterlo ovunque. Oggi sono solo in poche città, lì sono solo nell'area centrale e sono anche costose. Oggi invece quando si parla di infrastrutture si torna sempre a parlare grandi opere, modello Genova, autostrade. Non è così che si deve ragionare nel 2020, bisogna ragionare di ciclabili, città, trasporto sostenibile, sharing. Queste sono le grandi opere che servirebbero a ognuno di noi. E Milano, la capitale economica del paese, negli ultimi anni ha costruito più di 100 km di piste ciclabili, ma anche qui manca la rete. E le associazioni per la mobilità hanno fortemente criticato il piano di incentivi fino a 6.000 euro per rottamare auto fino a Euro 5 e acquistarne di nuove a motore anche benzina Euro 6 o ibrido diesel. Spendere soldi perché poche migliaia di persone cambino l'automobile mantenendo i livelli di motorizzazione in città elevati è una politica completamente controproducente. Una città che ha 500 auto su 1000 abitanti deve pagare i cittadini per smettere di usare l'automobile, pagare i cittadini per regalargli il trasporto pubblico, pagare i cittadini per incentivarli a cambiare mobilità. Un sondaggio su 23 città in Europa indica che gli italiani, romani e milanesi sono i cittadini che più di tutti gli altri cittadini europei vogliono chiudere le città alle macchine inquinanti, vogliono dare più spazio alle biciclette, dare più spazio ai pedoni e non vogliono tornare alle città inquinate di prima. Quindi questo è proprio il momento chiave in cui i sindaci possono avere il coraggio di prendere provvedimenti estremi, chiudere le strade. Non farlo in questo momento è un'occasione veramente persa e un grande peccato. L'Associazione dei cittadini per l'aria, guidata da Anna Gerometta, ce l'ha così tanto contro le politiche di incentivi alle auto perché da anni, con migliaia di cittadini, campiona i livelli di NO2, il biossido di azoto, che è prodotto proprio dai diesel. E ogni anno i risultati mostrano valori medi mensili di inquinamento superiori ai limiti e che nelle ore di punta aumentano ancora del 60%. Così i cittadini per l'aria, quando si annunciava la fine del lockdown, hanno inviato una lettera a Sala, il sindaco di Milano, chiedendo al comune di fare di tutto per far sì che i cittadini di Milano si dimenticassero dell'auto. Non abbiamo avuto risposta. È importante il messaggio che le amministrazioni danno, è importante che dicano che bisogna cercare di non mettersi ognuno in un'automobile, perché questo non farà altro che aumentare un danno che comunque abbiamo avuto per questi anni, ma rischia di peggiorare, e cioè il terribile inquinamento che hanno le nostre città.
Di città più sane e più sostenibili si sta occupando uno degli scienziati italiani più stimati, conosciuto in tutto il mondo per le sue scoperte sulle piante e la loro intelligenza. Io credo che l'ambiente lo si possa salvare soltanto se noi cambiamo la nostra idea di città, completamente. Deve essere una rivoluzione da un punto di vista dell'energia. Le città devono utilizzare esclusivamente energia prodotta da fonti rinnovabili. Trasporti. I trasporti devono essere sostenibili e non è difficile immaginare dei trasporti sostenibili a livello urbano. I rifiuti devono diventare parte di un'economia circolare, per cui devono diventare risorse. Il mio sogno al momento è questo, di proporre soluzioni per una nuova città, una città verde, una città che io immagino, come dire, che quando la si guarda da Google, quando guardi dall'alto, non la vedi più, cioè è indistinguibile dalla natura circostante. Le idee di Mancuso stanno trovando applicazione a Firenze, nell'ex manifattura tabacchi trasformata in una fabbrica dell'aria, dove la natura ripulisce gli ambienti indoor dall'inquinamento. E anche a Prato. Ve ne avevamo parlato in esclusiva per Presa Diretta, perché si tratta del primo piano urbanistico italiano di forestazione urbana, realizzato con l'architetto Stefano Boeri. Progetti come questo, di recupero di vecchie case popolari, oggi sono in via di realizzazione grazie alla vittoria di concorsi europei e fondi comunitari. Il punto è che la nuova città, per essere sostenibile, deve abbandonare completamente il vecchio modo di funzionare. Noi abbiamo una visione che nasce dalla notte dei tempi, della città come qualche cosa di separato dalla natura. Ma questa è una visione primitiva, noi non abbiamo più assolutamente bisogno di proteggerci dalla natura, anzi, dobbiamo rientrare a far parte della natura. Non c'è un motivo per cui le nostre città siano esclusivamente edificate, costruite, cementificate, asfaltate. Questa storia non è soltanto l'utopia, come dire, di colui che ama le piante o del fricchettone che vede nella natura la risoluzione di tutti i problemi, è una soluzione reale. Le piante in città assorbono l'anidride carbonica e quindi, diciamo, agiscono direttamente sulla sorgente del problema. Le abbattono piante abbattono gli inquinanti, riducono i rifiuti. Le nostre città al momento sono degli organismi animali, come noi siamo animali, quindi abbiamo bisogno di predare, di nutrirci, di consumare risorse per sopravvivere. E abbiamo costruito delle città che, come noi, agiscono e funzionano nei confronti del resto del mondo. Le piante sono diverse, le piante sono autonome, almeno energeticamente, e hanno, diciamo, un consumo di risorse che è ridicolo. Se lei mi chiede che cosa dovremmo fare, io direi dovremmo immaginare delle città che non rispondono più ai principi della vita animale, ma rispondono ai principi della vita vegetale, quindi delle città che siano autonome energeticamente, che non producono rifiuti e che consumino pochissime risorse. Sicuramente noi viviamo in un ambiente che è malato, non abbiamo un'aria respirabile. Una delle piccole e brevi e, come dire, semplicemente momentanee conseguenze del periodo di confinamento è stato che la sera, quando ci affacciavamo dalla finestra, sentivamo un'aria che non avevamo mai sentito in città. Ecco, quell'aria lì dovrebbe diventare la normalità nei nostri centri urbani. Ma la questione che colpisce e che basterebbe poco per poterlo fare, cioè rispetto ai soldi da mettere in campo per riparare ai danni, prevenire da questo punto di vista è assolutamente irrilevante in termini economici, ma noi abbiamo una storia che è fatta sempre di interventi post disastro. E cosa c'è di più, di meno efficiente, di più antiscientifico, di più economicamente insostenibile, di più stupido, di più immorale che agire in questa maniera? Non riesco a capire, non riesco a trovare un solo vantaggio, un solo motivo per cui si agisce in questa maniera.